Quindi lasciamo raccontare a lui. Ecco qua. Vai, va! Bellissimo! Così. Così a caldo. Vediamo! Ci avete 10 minuti. Bis! Siamo già seduti? Bis! Okay. Ragazzi! Bis! Il vigna, il vecchietto lui. Allora, ragazzi, per noi, lo dico sempre, lo ripeto ancora una volta, per noi l'emozione è 200.000 volte più alta quando siamo davanti a voi, quando siamo davanti a tutti i nostri amici, i nostri allievi,
piuttosto che quando siamo in un congresso con davanti 100.000 milioni di persone. Bravo! L'emozione, l'ansia, tutto quanto, perché chiaramente quello che ci diciamo anche dietro nei camerini, si vede, sì, c'è un po' più di tensione, perché comunque ci teniamo a far bella figura davanti a voi, e anche perché siamo il gruppo che rappresenta la scuola Extravagance Dance School, quindi fatevi un applauso anche a voi. Per noi è un onore avervi tutti quanti, siete tantissimi. Allora, vado direttamente, vai. Intanto ringrazio Christian e tutto lo staff dell'Eleven Black per averci permesso di festeggiare qua questa sera. Passo subito a presentarvi, ragazzi. New entry, direttamente da Gattinara, Laura Fiori. Eccola qua, eccola qua, Cavaglià. Martina Marrulli. Devo farlo cantando, perché dovete sapere che ogni volta che manda un messaggio vocale su WhatsApp canta una canzone lei, non è che ci manda un messaggio normale, no? Ciao Silvietti! Ma stasera cosa ci mettiamo? Così, tutte le volte. Tra un po' spacco il telefono. Sempre! Meno male, meno male. Sempre da Cavaglià, Manuel Tagliati. In realtà è da Sassuolo, ma dai, Tagliati, mangiamo con tutto bene. Loro magari li conoscete un po' meno, perché anche loro sono entrati da poco meno di un anno, direttamente da Torino. E mi guarda sempre che ha paura. No. No, è Natale, sono tutti più buoni, quindi. Jessica Girodo! Sempre da Torino, Simone Aquilino! Il vecchietto, il papa, direttamente ormai di Gattinara, ma per me è sempre di Grignasco. Ho presentato tutti. Sono ballate? Sì, no, va bene. Allora, Vietti. Brava! Il boss, direttamente da casa mia, Silvia Accostato. Ferma lì. Ah sì, giusto. Sì, giustamente. Sì, perché stasera è una serata speciale. C'è anche la mamma di Silvia, fratello, tutta la famiglia, cioè, sono i miei genitori, cioè, ci sono tutti gli amici. Sto male. Allora, no, devo dire una cosa, che nel senso che questa settimana forse c'è stata un po' di confusione a scuola, perché io ho detto a qualche corso, ho detto mi raccomando, serata speciale, cioè, vestitevi bene. E c'è stato qualche fraintendimento, forse qualche cosa strana, ho sentito qualcosa nell'aria. No, ragazzi. Semplicemente per il semplice fatto che settimana scorsa io e Silvia abbiamo festeggiato 8 anni insieme. E lei si è presentata col suo bel regalo. E io mani vuote. No, allora, semplicemente perché il tuo regalo per i nostri 8 anni te lo faccio stasera. Se puoi girarti. Oh, madonna,
Oddio, tantissimo. Tranquilli, è solo il regalo degli 8 anni di quello che è. Woo!
La vita è questa, in giro per il mondo, una bella vita, e è bella perché la facciamo insieme. E... guarda, andiamo a cambiarci e festeggiamo la Natale insieme. Se tu vedessi come mi guardi, capiresti perché ti amo. No. Ho scoperto un'altra cosa. Sai che io faccio sempre fatica a dormire. E semplicemente perché la realtà è più bella di sogni con te. Questa è la nostra vita e questo regalo ho voluto fartelo davanti a tutti voi, davanti ai nostri amici, davanti alla nostra famiglia, perché questa è la nostra vita, sempre sotto i riflettori. Però ripeto, è bello farlo con te. Credo che si faccia così. Oh mio Dio! Si è costato. Mi vuoi sposare? Grazie a te allora, un regalo fantastico, allora un augurio.